Oltre 100.000 persone hanno partecipato alla nona edizione di Tennis and Friends, evento che coniuga sport e prevenzione. Un weekend interamente dedicato alla salute con lo scopo di promuovere un corretto stile di vita, una diagnosi precoce e permettere a tutti i cittadini di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche. Oltre 20.000 sono state le visite effettuate. E il settore assicurativo con la Fondazione ANIA è sceso in campo nel segno della prevenzione. Per il terzo anno consecutivo la Fondazione ANIA è stata partner attivo del Tennis and Friends. La Presidente Maria Bianca Farina. Questa manifestazione si pone all'interno del lavoro e degli obiettivi che la Fondazione da sempre persegue, nel senso che la Fondazione supporta tutte le iniziative relative alla salute, a tutti i bisogni dei nostri clienti, in particolare quindi in primis quello della salute, e lo segue attraverso tutte le fasi della catena, diciamo, del valore della salute stessa. Innanzitutto la prevenzione e poi la cura e l'assistenza. E questo di Tennis and Friends è il regno della prevenzione. Oggi la prevenzione è abbastanza entrata nella nostra cultura, ma non quanto necessiterebbe per raggiungere obiettivi di salute migliori. Un'area interamente dedicata alla prevenzione con postazioni per check-up medico gratuite in 4 aree: allergologia, epatologia, nutrizionismo e cardiologia. Il segretario generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni. La domanda di prevenzione è molto alta in Italia, sono circa 3 anni, anzi meno di 3 anni che noi andiamo in giro per l'Italia a proporre check-up gratuiti alla popolazione, ricevendo una risposta sempre molto consistente. In questo periodo di tempo siamo riusciti a fare oltre 15.000 check-up gratuiti, da cui sono emerse anche situazioni particolarmente critiche e riteniamo di aver, attraverso la prevenzione, anche salvato più di qualche vita. Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Andrea Lucchetta, ex pallavolista italiano. Nello sport la prevenzione serve per prevenire grandi infortuni, ma soprattutto all'interno di un'equipe che è in grado di poter aiutare nell'attività agonistica e tutti i grandi campioni. Grandi campioni che devono mettersi qui in gioco, perché lo sport è anche spettacolo e quindi ecco che testimonial di quanto sia importante questo tipo di messaggio, sono qui a testimoniare quanto è importante parlare di prevenzione. L'ex campione di calcio Gianni Rivera. È fondamentale la prevenzione, ormai l'hanno capito tutti, i medici stanno insistendo molto su questa parola, la gente ha capito e i risultati poi si vedono, perché per certe malattie la prevenzione è fondamentale. Le testimonianze di alcune delle migliaia di persone che si sono avvicinate allo spazio della Fondazione ANIA. Ho sentito per televisione questa adunanza, una delle più belle cose credo che si veda negli ultimi tempi. E quindi sono venuto per fare dei check-up magari così in questa bella location. La prevenzione credo che oggi sia la cosa più importante. Io vengo tutti gli anni, faccio un po' di visite, seguo un po' di là e un po' di qua, però è una bella cosa. Una caposala del Gemelli. Senza prevenzione non c'è salute. La prevenzione è al primo posto. Se anche riusciamo a prevenire anche solo una malattia, per noi è già tanto. E questi eventi servono proprio a questo, perché c'è gente che anche per problemi economici non può fare prevenzione, non può fare visite. Questo è un momento invece aperto a tutti e quindi a noi ci fa piacere fare queste cose appunto per la prevenzione e siamo qui per questo.